Ciao a tutti amici e ben ritornati sul canale di Fumetto Online. Oggi siamo qui per vedere la top 5 personaggi della serie Decento. Il 20 maggio uscirà in inglese la settima stagione, non vedo l'ora che esca, ringrazio chi me l'ha fatta conoscere veramente e niente, speriamo che sia a livello delle precedenti. Detto questo, direi di partire con il personaggio numero 1. Al primo posto ho deciso di mettere Marcus Kane. Perché Marcus Kane? Beh, perché secondo me è uno dei personaggi più seri e che veramente più di tutti ha contribuito allo sviluppo e comunque al benessere della comunità, sia di Arcadia che dei 100 e insomma, mi avete capito. Perché? Beh, perché le uniche volte in cui lui non ha mantenuto i suoi propositi è stato quando ha preso la pastiglia di Ali e quindi non aveva più il controllo su se stesso. L'ha presa però, ricordiamoci, dopo essere stato crocifisso e quindi diciamo che non aveva scelta, si è lasciato crocifiggere per questo. Altra parte, chiaramente, è stata quando stava per espellere Abby, ma comunque era consono ai suoi principi, quindi non mi sentirei di incolparlo troppo per questo aspetto. Al secondo posto, chiaramente, ho deciso di mettere Bellamy. Beh, perché Bellamy? Perché semplicemente, a parte l'episodio in cui era dalla parte di Pike e all'inizio lui ha sempre cercato di proteggere il suo gruppo. Vi ricordo che con Pike mi riferisco a quando ha tradito i suoi amici e all'inizio quando non voleva nemmeno che si trovasse la radio perché sennò sarebbe stato incolpato per l'omicidio del cancelliere Jia. Quindi proprio per la sua proprio perché è così devoto al gruppo e perché ha dato tutto se stesso per proteggerlo, ho deciso di premiarlo con il secondo posto. Al terzo posto invece abbiamo Clark. Perché al terzo? Possiamo definirla la protagonista, eppure al terzo posto? Beh, sì, ho deciso di darle il terzo posto perché mi sembra una che si lascia trasportare dalle emozioni e dice: "Lo faccio per il mio popolo, lo faccio per il mio popolo. Meglio la morte di uno che la morte di tanti. Sacrifichiamo una persona per non sacrificarne migliaia." Però, quando quella persona è un suo amico, parente o familiare, le situazioni cambiano drasticamente. Inoltre, diciamo che Clark non è sempre stata troppo rispettosa della vita altrui, nonostante certo abbia sempre cercato di proteggere i suoi amici. Al quarto posto ho deciso di mettere Jasper. Perché Jasper? Beh, perché lui ha sempre cercato di proteggere i suoi amici, ha sempre cercato di fare il meglio per loro. Ogni cosa magari che poteva essere sbagliata avrebbe avuto ricadute solo su di lui e quando ha deciso di suicidarsi aveva le sue buone ragioni per farlo e inoltre non ha costretto nessuna delle altre persone che hanno deciso di suicidarsi insieme a lui o le ha costrette a farlo. Prima di dirvi chi è il quinto personaggio, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Detto questo, scopriamo insieme il personaggio. Il quinto personaggio è Abby. È Abby per il semplice motivo che ha deciso sempre di proteggere tutti, che fossero amici o nemici, adempiendo al suo compito di medico. Forse in alcuni casi non ha fatto di certo la scelta più saggia, magari ha addirittura aiutato il nemico nella sua missione, però ha sempre fatto il suo dovere come medico. E quando ha preso le pastiglie, alla fine sapeva che avrebbero fatto male a lei, non ha mai avuto intenzione di far male a nessuno. L'unica cosa che le si può dire è quella di essere stata uccisa ed essere fatta diventare un primo. E niente, quindi questa era la mia top 5, fatemi sapere qual è la vostra nei commenti, se siete d'accordo con la mia oppure no. Nel caso il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, sempre se vogliate vedere video come questi.
Niente, io come sempre vi saluto e vi invito a vedere uno dei video qui di seguito suggeriti, nel caso doveste prendere la poco saggia decisione di non vederne nemmeno uno e quindi noi non dovessimo rivederci, io come sempre vi auguro buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao a tutti!